Allora, buongiorno da Taranto, siamo alla 10ª edizione in compagnia del presidente della Taranto Sportiva Leonardo Nota, l'avvocato Leonardo Nota, per festeggiare questa 10ª edizione della Taranto nel cuore. Beh, ci ritroviamo qui dopo un anno, penso con una situazione ideale, insomma, se dovevo sperare una giornata migliore di questa era difficile averla. I numeri e le scene parlano da sole, abbiamo superato i 2.000 iscritti, siamo la gara più partecipata di Puglia, andiamo avanti così. Quindi ricordiamo a tutti che questa è una gara di una certa importanza perché fa parte appunto della, è riconosciuta come gara FIDAL ed è la quarta gara del tappa Corri Puglia. Esatto, Taranto nel cuore è la quarta tappa di questo circuito regionale organizzato dalla FIDAL della Corri Puglia, che comprende 20 tappe. Alla fine ci sarà una classifica, ci saranno i vincitori, noi siamo alla 10ª posizione, speriamo con oggi con 50 partecipanti di recuperare qualche posizione, ma la cosa importante è la partecipazione dei liberi, ci sono oltre 600 iscritti di Taranto, quindi Taranto ha risposto come doveva rispondere. Abbiamo superato le 2.000 presenze, ricordiamo che è un percorso di 10 km per il competitivo e di 3 km per i liberi. Sì, noi abbiamo ideato il percorso non competitivo proprio per consentire ai liberi di godersi un percorso suggestivo, perché passano dal Borgo Umbertino attraverso il ponte alla Città Vecchia. I tarantini sono felicissimi di questo percorso, sono soddisfatti e noi, la loro soddisfazione è anche la nostra. Una manifestazione molto importante non solo a livello sportivo perché coinvolge anche a livello sociale diverse associazioni come l'Avis, ricordiamolo, ed è anche di una certa importanza perché attrae il turismo, i turisti da diverse parti dell'Italia. Sì, l'evento sportivo ha parecchi risvolti sociali, noi da 5 anni abbiamo questa buona abitudine di individuare dei comitati benefici e di devolvere una parte del ricavato in favore di questi comitati. Quest'anno siamo per la sezione tarantina della Lega sulla fibrosi cistica, però aiutiamo anche la comunità Irone e aiutiamo anche l'Avis. Il cui presidente, vicepresidente è Antonio. Antonio Fago. Fago è qui con noi e passiamo ad intervistarlo. Grazie, in bocca al lupo, tanti auguri. Siamo quindi a partenza già avvenuta in compagnia di Antonio Fago, il signor Antonio Fago, vicepresidente della Lega Avis per donatori sangue. Sì, è l'Associazione Volontari Italiani Donatori Sangue. Lo scopo principale è quello di promuovere la donazione del sangue, in quanto il sangue è un farmaco salvavita e quindi non si trova in farmacia, ma bisogna soltanto donarlo. La nostra presenza qui oramai sono 3 anni e voglio dire, siccome lo sport è vita, donare sangue è vita, perché chi dona il sangue salva una vita umana, non c'è connubio più perfetto e quindi voglio dire... È importantissimo coinvolgere i giovani e gli sportivi. Sì, infatti noi siamo qui proprio perché tutti questi atleti stanno tutti in buona salute, per poter donare il sangue bisogna essere in buona salute e noi oggi qui premiamo i primi 5 donatori e le prime 5 donatrici. Ecco, appunto volevo dire, proprio per i giovani, siccome c'è un calo proprio a livello nazionale, approfitto della vostra cortesia, proprio per dire ai giovani andate a donare, perché sono pochissimi quelli che vanno a donare e fra un po' d'anni non ci sarà più il cambio generazionale, perché loro sono i donatori del domani e quindi sarà veramente triste. E quindi io li invito ad andare a donare, anche perché questi atleti che donano, dopo che hanno, che voglio dire, stanno in buona salute, dopo che hanno donato, a casa se arrivano delle analisi, che uno si controlla il proprio stato di salute, e gli arrivano gratis. Quindi donare sangue vuol dire anche prevenzione, fare prevenzione, ed è importante questa cosa. Tantissimo, perché comunque è simbolo di solidarietà che voi siate qui presenti come associazione, sensibilizzare i giovani. Ricordiamo da che età si può donare il sangue? Si può donare da 18 anni, la maggiore età, sino a 65, e ora l'hanno prolungato fino a 70, però bisogna fare dei controlli più accurati e poi si può anche continuare a donare. Ripeto, il sangue è un farmaco importante.
posso fare un esempio: qui a Taranto c'è un centro di glicemia, uno dei più grandi al sud, dove ogni giorno, dico ogni giorno, c'è gente che si va a trasfondere, chi due, chi tre volte al mese, altrimenti morirebbero. Per non dire centro di ematologia, oncologia. E anche oggi la medicina ha fatto passi da gigante anche nel campo oncologico, ematologico e trapianti di cellule e organi. Beh, senza il supporto fondamentale dei donatori di sangue tutto questo non sarebbe possibile. Importantissimo per questo la vostra presenza qui, ricordiamolo, la vera solidarietà sportiva e aiutare gli altri. Grazie Antonio Fabio. Grazie a voi, grazie, grazie. Insieme in questa piazza, piazza Kennedy, per questa festa dello sport, così amiamo definirla, questa decima edizione della Taranto nel cuore organizzata dalla Taranto Sportiva. Qui accanto a me il consigliere comunale con delega allo sport del comune di Taranto, Carmen Casula, buongiorno. Buongiorno a tutti, per me è un piacere essere qui e condividere questa splendida giornata di sport e di sole insieme a voi. Allora, per lei la prima esperienza diretta, magari avrà vissuto negli anni precedenti come cittadina, no? Questa iniziativa, che cosa le è parso? Veramente una manifestazione degna di altissimo livello. Devo ringraziare assolutamente gli organizzatori che tanto si sono spesi affinché tutto fosse perfetto. Io da consigliera comunale delegata con delega allo sport ho fatto di tutto per far sentire la nostra vicinanza a loro. In compagnia dell'assessore Carmen Casula. Buongiorno Carmen. Buongiorno a voi. Quale partecipazione attiva ha avuto il Comune nell'organizzare questa importantissima gara? Sicuramente sono contentissima di essere qui stamattina, come sempre faccio per tutte le manifestazioni sportive e non solo. Sono contenta anche perché oggi, con questa decima edizione della Taranto nel cuore, si prospetta un nuovo veramente orizzonte per quanto riguarda la sinergia che si è venuta a creare fra tutte le associazioni presenti sul territorio con il Comune di Taranto. Sono qui, sono sempre pronta ad ascoltare chiunque abbia da portare una voce e operare supportare questa iniziativa. Sempre comunque per il bene della nostra città. Quale manifestazione, che tipo di manifestazione invece le piacerebbe in maniera attiva organizzare per la città? Ci ha mai pensato? Sicuramente nel mio programma personale e comunque dell'intera amministrazione c'è il fatto di coinvolgere tutte le associazioni in un obiettivo comune. Ci sto lavorando e spero nei prossimi mesi di venire veramente a capo con un progetto fattivo, sempre, come sempre dico, per il bene della nostra città. Quindi coinvolgendo tutti i comparti sportivi della città, supportandoci uno con l'altro a seconda delle esigenze, per non andare mai in difficoltà ed essere uniti e compatti. Grazie, in bocca al lupo allora. Crepi. Siamo in compagnia del vicepresidente Peppe Bucci, vicepresidente della Taranto Sportiva, qui oggi è la decima edizione della Taranto nel cuore. Quali sono le emozioni che prova? Beh, sono emozioni rinnovate, si rinnovano ogni anno, è un'emozione nuova, diversa, sempre più forte. Anche quest'anno abbiamo avuto un successo inaspettato, perché all'inizio le previsioni, ce la facciamo, non ce la facciamo, è sempre un'incognita. Comunque organizzare una città come questa che non è facile, però abbiamo avuto la risposta da atleti da ogni dove, da tutta Italia. Vediamo da dove provengono gli atleti. Ma io ho visto iscritti da Venezia, dalla Sicilia, dalla Basilicata, da Roma, dall'Emilia Romagna, dalla Sardegna, un po' ovunque. Comunque abbiamo superato le 2200 presenze anche quest'anno, siamo soddisfatti, siamo felici per aver raggiunto questi risultati. Ovviamente staccate un po' le luci, penseremo un po' anche all'edizione 2011, vedremo. Questa è la decima edizione, per noi è un'edizione importante, siamo partiti in periferia a Lama con 200 partenti e oggi superiamo le 2000 magliettine arancioni con il logo Taranto nel cuore. Per noi è una soddisfazione, soprattutto per noi che viviamo questa città e che amiamo questa, che portiamo Taranto. 2200 iscritti oppure tra i 2200 tra i liberi e gli iscritti? Tra liberi e agonisti abbiamo superato le 2200 presenze, 2200 iscrizioni. 6 km e mezzo
vi vedo abbastanza lucidi, quindi tranquilli, qui siamo a 5,15, 5,20 al chilometro, abbastanza in scioltezza. Un grande traguardo, quali sono gli obiettivi per l'undicesima? Ecco, incominciamo a lanciare qualche idea. Ma io, come dico sempre, tra virgolette, mi accontento di confermare i numeri dell'anno precedente, però ogni anno veniamo comunque premiati. La manifestazione cresce ogni anno di più. Cresce ogni anno di più, noi siamo felici davvero, perché poi alla fine ci mettiamo in discussione, ma vedere questa maglietta arancione ti ripaga di tutti gli sforzi che hai fatto e ti dice ok, abbiamo fatto bene, l'anno prossimo ci pensiamo. Diciamo che è una gara simbolica anche di solidarietà in una città che è profondamente provata da diverse problematiche. Beh, Taranto le problematiche le conosciamo tutti, noi ci avviciniamo alle associazioni ogni anno, una che ci sostiene annualmente è la comunità Irone di Nino Borsci, i quali con amore preparano i dolci, i biscotti per tutti gli atleti, per tutti i partecipanti. E dopo quest'anno abbiamo pensato di dare un contributo all'Associazione per la Friposicistica. Questo è quanto. Poi insomma la beneficenza molte volte si fa anche in silenzio, ecco. Però lo diciamo perché è importante ricordare che manifestazioni di questo tipo vogliono affiancarsi alla solidarietà e hanno le braccia aperte e possono accogliere anche altre iniziative da parte di altre associazioni benefiche. Ma certo, questo sempre ogni anno cerchiamo di cambiare e di avvicinarci a un'associazione differente, ecco. Quindi solidarietà, sport, amicizia e turismo, complimenti. Grazie, grazie. Un po' più agevolato il compito dei pesi adesso con i Garmin e i Polar e comunque con i GPS. Forza ragazzi, questi sono coloro che dovremmo applaudire ancora di più perché ci impiegheranno di più, soffriranno di più, ma c'è l'applauso. Dai Michele, Forrest Gump, forza Vittorio Moscato. Bene, poco oltre. Prima classificata Rossella Sardiello. È il premio Rossella Sardiello che stiamo ricordando. Facciamo un applauso in ricordo di Rossella, un momento sempre molto particolare. Purtroppo sapete bene che questo è il momento in cui ricordiamo l'evento luttuoso che ha praticamente rovinato, distrutto una famiglia. E infatti il marito Roberto Santini, il premio va a Nino Albanese. Complimenti. Allora siamo con il vincitore, anche quest'anno si riconferma, Mino Albanese, complimenti. Grazie, grazie, grazie a tutti. È stata una bellissima gara, ho migliorato il mio personale 31,50, per altri 10 secondi non ho migliorato ancora il personale. Peccato, però è stata una bella gara, sto bene fisicamente. Due giorni fa ho vinto il campionato regionale su pista, sempre 10 km, facendo 25 giri su 400 metri, però giovedì ho fatto qualcosa in più perché mi stavo conservando per oggi, diciamo. È stata una bella manifestazione, complimenti all'organizzazione, che dire, gli obiettivi stagionali stanno per iniziare, diciamo. Ora iniziamo con la pista, le gare in pista e poi fine ottobre, novembre mi dedicherò a una mezza maratona. Non ci si ferma mai per ottenere questi risultati, ma tu quanto ti alleni? Allora, io mi alleno tutti i giorni, anche due volte al giorno, diciamo. Dedico il mio, diciamo, tra virgolette, lavoro un'ora, due ore al giorno. Calcolando il pomeriggio sono 4 ore, facendo anche il lavoro mio, la famiglia, la bambina. E come fai a conciliare tutto questo? Faccio. Riesco, grazie all'aiuto anche della mia famiglia, di mia moglie, che mi fa fare tutto ciò, diciamo. Complimenti davvero, quali emozioni provi quest'oggi? Allora, l'emozione grande è che ho fatto il mio personale, sono super super felicissimo, lo dedico anche al mio allenatore che sta qui. Ricordiamone il nome? Angelo Carone, grazie a lui che ogni anno sto migliorando, diciamo. Peccato perché a gennaio, fine gennaio, inizio febbraio sono stato fermo per un mese, uno stiramento al tricipite, diciamo, femorale di secondo grado. Ho fatto la mezza a Milano, a fine marzo ho fatto 1,10. Peccato perché dovevo fare il personale sotto l'1,8, però sono stato fermo un mese.
Ancora ho un po' di doloretti, non ho recuperato al 100%, la forma ancora non è al 100%, diciamo. Però diciamo fine giugno sarò al 100%. Ma siamo contentissimi di questo risultato però. Io vedo che tu ti alleni sempre anche con la neve. Sì, anche con la neve. Mi alleno sempre io, anche con la neve, sotto l'acqua, sotto l'alluvione. Amo questo sport. Se non mi alleno un giorno sto male. Sto male. Allora Mino, quali sono i tuoi prossimi obiettivi adesso? Allora, i prossimi obiettivi saranno gare in pista. Adesso diciamo in estate ci sono le gare in pista, 5.000, 10.000, 3.000. Vorrei fare anche lì il mio personale e poi diciamo fino a ottobre andrò ad Amsterdam a fare la mezza maratona. Lì voglio scendere almeno sotto l'1,8 per forza, a tutti i costi, perché ho un personale di 1,8,45 sulla mezza e voglio scendere ancora di più. Fieri e orgogliosi di te, in bocca al lupo, siamo con te. Crepi, grazie. Come trovate questo percorso? Bellissimo. Bello. Ciao. Bravi. Tarantini, complimenti. Come sta andando ragazzi? Alla grande. Da dove venite? Taranto. In bocca al lupo ragazzi, forza Taranto. Grazie, ciao, forza Taranto. Siamo in compagnia di Bertotto Cosimo della Taranto Sportiva, un ultramaratoneta abituato a percorsi ben più impegnativi che vanno oltre i 42 chilometri. Sì. Oggi qui con noi molto emozionato, vedo, perché magari abbiamo intrapreso oggi questo che è un percorso che appartiene alla tua città, quindi al tuo cuore. Sì, ovviamente. Faccio tantissime gare durante l'anno, però ogni volta che partecipo alla gara della mia città è sempre un'emozione unica, si vede tantissima gente, siamo circa 2000 che corrono con tanta felicità e si aspettano tanto da questa città. Ragazzi, come sta andando? Benissimo, ci stiamo divertendo. Però noi siamo, vedi, Accademia della Cucina, vedi, non siamo Accademia della... Complimenti, io vi lascio. Grazie, no, vieni con noi. Vogliamo le chiancarelle. So che hai partecipato ultimamente anche a una 50 km, 53 km. Sì, ho partecipato giorno 25 alla 50 km di Romagna, è un posto stupendo. Questo è un percorso che mi spingerà a fare il passatore, che sarebbe la 100 km a fine maggio. E a me piace tantissimo gareggiare per le lunghe distanze e il mio scopo è quello di convincere le persone a coinvolgersi in questo sport, a coinvolgere le persone a correre sempre più chilometri, perché... Come va ragazzi? Bene, vai! Vogliamo per mangiare. Bene. Partecipi anche a delle manifestazioni podistiche che hanno come obiettivo quello della beneficenza. Sì, ho partecipato l'anno scorso alla Maratona di Genova per beneficenza e poi adesso parteciperò alla Maratona di Alzheimer, sempre per beneficenza, farò il Pacer e invito tutti quanti a partecipare a tutti i maratoni. Sì. Perché poi lo spirito vero è quello sportivo, quello di stare in solidarietà con gli altri. Sì, lo sport serve per aggregare, per unire i popoli e questa è la dimostrazione, siamo tutti quanti felici col sorriso. Quindi non c'è soddisfazione più grande al di là della vittoria che non hai raggiunto quest'oggi, di essere tutti insieme qui nella tua Taranto. Bravissima, la vittoria non ci interessa, l'importante è essere felici e insieme. Bravissimo. Grazie di tutto. Lupo. Crepi. Sì, com'è stato questo percorso? Ottima, siamo una squadra fortissima, Atletica Tommaso Assi. Grazie, è bello, molto bello, molto scorrevole. Non vi fermate. Complimenti a tutti, grazie, una gara emozionante. Giuseppe, grazie a voi, com'è andato? Bene, bella Taranto. In compagnia di Angela Azzone, 44 anni, una forma splendida qui con noi. Oggi quale emozione provi a essere qui con noi? Allora, sono veramente super felice perché per me lo sport è benessere, prima psico e poi fisico. Io vabbè, lo faccio per natura perché sono un'istruttrice di acqua fitness, per cui per me lo sport è salute, per cui ci vivo, la grinta, la carica e soprattutto il benessere. Poi si è associata alla corsa, da quando corro per me la corsa è libertà, è veramente una grande forza e una grande energia. Lo consiglio a tutti ed ogni giorno, a tutti i miei allievi, i miei amici, i miei parenti, sto sempre ad incitarli a dire: ragazzi, lo sport è prevenzione per problemi di natura psicologica soprattutto, e poi di natura proprio fisiologica, anatomica, cioè previene e cura, è curativa.
Quindi il mio messaggio è proprio quello di fare attività fisica, camminare, correre, perché lo sport è sorriso. Tu poi hai unito lo sport al lavoro. Certo. Perché sei istruttrice. Sì, 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 io insegno in una struttura di la piscina Albatros di Massafra, dislocata su tre province, che è Massafra Martina Crispiano, sono con loro da tantissimo, insegno sia le attività in acqua che attività in palestra, per cui so a priori quanto è curativo è lo sport. Com'è andata oggi per te? Benissimo, benissimo, ho fatto i miei 10 chilometri, sono arrivata con un gran sorriso, con tutti i miei amici di squadra, con i miei amici di ogni provincia. Oggi mi hanno dato anche la possibilità, quelli della Taranto Sportiva, di curare il riscaldamento pre-gara. Sono strafelice. Grazie Angela. Grazie a voi e vi auguro una buona giornata. Buona giornata, buona domenica. La corsa è prevenzione. Forza ragazzi, forza, avete continuato a camminare. Com'è andata oggi? Bella gara, bellissima, complimenti. Da dove viene? Da Mottola. Benissimo, le piace Taranto? Sì, certo. È la prima volta che viene a Taranto? La quinta volta. Benissimo, grazie. Forza agli amici di Mottola, ciao. Siamo in compagnia della SD La Pietra di Modugno e in compagnia del signor Caporusso, presidente di questa SD, che rappresenta l'associazione Parkinson Puglia. Sì, infatti rappresento l'associazione Parkinson Puglia, tantomeno sono il presidente di questa associazione da oltre 10 anni, siamo nel 12° anno, sono presidente. Sono affetto dal morbo di Parkinson da 6 anni. Voglio solo dire a tutti quanti che lo sport, come tutti sanno, fa bene, è un momento di aggregazione per noi specialmente, per chi è affetto da questo problema. E niente, voglio dire viva la vita e viva la pietra, forza Taranto. Lo sport, l'aggregazione, l'integrazione è la vostra forza ragazzi, in bocca al lupo. Grazie, allora, grazie a voi. Grazie, forza Taranto. Salve. Grazie ragazzi. Com'è andata? Bene, bene. Oh, non avevo aspettative. Comunque è andata bene, grazie. Da dove venite ragazzi? Castellaneta. È la prima volta che... È la quarta, io sono di Taranto. Siamo con Fabio De Bellis, dirigente della Taranto Sportiva. Ciao Fabio. Ciao, buongiorno. Com'è andata allora per quel che riguarda l'organizzazione della logistica? Quest'anno la gara, come l'hai vissuta? Come ogni anno stiamo sempre a fronteggiare i vari problemi che puntualmente si presentano durante l'organizzazione. Quanto tempo prima dovete organizzare una gara del genere? Noi, tenga conto che noi già da giorno dopo la gara organizziamo per quella del prossimo anno, perché comunque è una struttura molto complessa, tante persone da tenere sotto controllo, non è facile. Poi lo facciamo in una città come Taranto, che logisticamente è molto difficile perché è a forma di imbuto, quindi abbiamo due soli ingressi e mettiamo in serie difficoltà la polizia locale, che ogni anno per fortuna ci sostiene. Per quanto riguarda quest'anno sono soddisfatto perché comunque c'è stata una bella affluenza. Abbiamo confermato lo stesso percorso dell'anno scorso, ricordiamo. Lo stesso percorso dell'anno scorso, quest'anno è stato omologato, quindi ogni anno andiamo a migliorare. Sono soddisfatto perché adesso è il momento della decompressione, delle responsabilità. Ho visto che è stata comunque una bella festa e quindi siamo tutti soddisfatti. Confermato la gioia anche quest'anno con la Taranto nel cuore. La vittoria è andata? La vittoria è andata, io dico a tutti, alla nostra squadra, alla città, all'organizzazione, a tutti coloro che hanno voluto partecipare a questa festa. Poi il vincitore individuale ha un peso relativo, comunque ci fa piacere che ogni anno vengono grandi campioni a correre la nostra gara, vuol dire che ogni anno assumiamo sempre di più importanza a livello nazionale.
Grazie, siamo con voi con il cuore, grazie per aver organizzato una manifestazione così bella e importante per la nostra città, grazie ragazzi. Grazie a voi, grazie tanto. A me è la 70ª volta. Aspetta. Non sto scherzando. Mario Andreassi. Da dove viene? Io vengo dalla provincia di Bari, però sono tesserato con noci. Bene, le piace Taranto? Moltissimo. Grazie. Vorrei un bagno. Siamo in compagnia di Cosimo Girolamo, che partecipa ormai da 2 anni alla Taranto nel cuore. Sì, sì, esatto. Com'è andato questo percorso? Bene, bene, a parte un po' di caldo, però tutto bene. Hai chiuso quanti chilometri? Quasi 10. Complimenti. Grazie, grazie. Cosa ci racconti per quanto riguarda i tuoi allenamenti invece, come procedono? Bene, bene, normale. Partecipi a numerose gare, mi hai detto? Sì, sì, abbastanza. Mo il 19 a maggio devo andare a Benevento, un paese vicino a Benevento. Quanti chilometri percorrerai, Cosimo? 10. Benissimo. Oggi com'è stato il percorso? Bello, a parte il caldo, però bella giornata, bel percorso. Organizzato bene. Sì, 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 esatto. Benissimo. Grazie. Grazie a voi. Salve. Siamo con il direttore Mauro Tatulli, direttore delle Gallerie Auchan di Taranto. Buongiorno Mauro, grazie per aver ospitato anche quest'anno gli stand della Taranto Sportiva per le iscrizioni. Sì, sì, buongiorno a tutti. Allora, anche quest'anno abbiamo voluto dare un nostro piccolo contributo alla Taranto nel cuore. E ci sembrava doveroso perché lavorare o collaborare con persone serie come sono la Taranto Sportiva è una cosa piacevole. Oggi la città si è svegliata con colori lungo tutte le vie di Taranto, quindi tutti questi atleti che correvano all'interno della città è stata secondo me una bellissima, una bella cosa, una bella esperienza. Ritengo che quando si lavora con serietà, si lavora con passione, il risultato si vede e oggi è la dimostrazione che la passione e l'impegno premiano sempre. Ringraziamento ennesimo che noi vi facciamo è chiaramente di ospitare delle manifestazioni che sono chiaramente della città, appartengono a tutta la città e quindi promuovere il territorio per le Gallerie Auchan è una cosa che va riconosciuta, insomma. Sì, sì, è chiaro che noi abbiamo dato sempre disponibilità a tutte quelle associazioni che sul territorio si impegnano per promuovere la città e quindi come abbiamo fatto con Taranto nel cuore, l'abbiamo programmato con il Palio di Taranto, l'abbiamo programmato con la Taranto, con la bike, il giro con le biciclette e ci sono tutta una serie di eventi che comunque abbiamo pianificato, tutte che tendono a promuovere quello che è la città di Taranto. Grazie. Grazie a voi, buona giornata. Siamo con Giuliano Gaeta, secondo classificato per la Taranto nel cuore, 26 anni, proveniente da? Palo del Colle, la mia società è di noci e che dire, oggi è stata una giornata molto bella dal punto di vista del clima, sia del clima appunto atmosferico che della gente. È la prima volta che partecipi alla Taranto nel cuore? È il secondo anno, ho partecipato a quella all'edizione dello scorso anno, quest'anno è andata davvero bene perché ho fatto il personale sui 10 km. 32-33. Esattamente, e sono molto soddisfatto di questo mio risultato e dico grazie a tante persone, ma in primis alla squadra e al presidente Stefano Bianco che mi sostiene e crede molto in me. Quali saranno le prossime gare a cui parteciperai? Allora, i programmi non sono ancora ben definiti perché diciamo sono un atleta molto istintivo e non mi pongo dei limiti, però penso che la prossima gara sarà il 5 maggio a Barletta, che è l'ennesima tappa del Corri Puglia di quest'anno.
Complimenti, e allora per la seconda posizione qui alla Taranto nel cuore, grazie di essere qui a Taranto. Grazie a voi per la soddisfazione e il calore della gente tarantina. Andiamo a fare la premiazione. Grazie. Andiamo.